partenza dall'affollato e pittoresco porto di Pozzuoli, destinazione Ischia, nell'arcipelago delle Isole Flegree. Ischia è l'isola più grande tra le Isole Flegree, ed è molto vicina a Procida e Vivara. Subito si è affiancati da numerose e vivaci imbarcazioni che seguono la nave nel breve tratto di mare che separa il Golfo di Napoli dalle prime isole. Ischia è stato il primo insediamento greco d'Occidente, residenza di regine e nobildonne nel corso del XVI secolo, frequentato da artisti, politici e personaggi dello spettacolo negli anni 60, oggi meta di turismo termale, balneare e culturale. Stormi di gabbiani danno spettacolo, volteggiando sulla nave, e con grande abilità prendono il cibo direttamente dalle mani di divertiti viaggiatori. A meno di un'ora di aliscafo, Procida è meno famosa e più piccola della vicina Ischia, con una tipica architettura mediterranea, fatta di rocce e piante dai profumi straordinari, tanto da essere stata scelta spesso come location per film di successo, come l'indimenticabile Il postino di Massimo Troisi. È detta anche l'isola dei pescatori perché ha conservato, nel tempo, quel fascino di una terra dedita alla pesca e dove il turismo non è ancora l'attività economica prevalente, dedita ad un'agricoltura di qualità, con prodotti d'eccellenza, come il limone e la vite per la produzione del vino bianco Falanghina e del rosso Aglianico oltre a frutta e ortaggi vari. Procida, tra le isole del Golfo di Napoli, fu tra le prime ad essere abitata dagli uomini. Nel periodo tra il XVII e il XVI secolo avanti Cristo, qui arrivarono i greci di Micene per lavorare i metalli. Ischia è una meta turistica di fama internazionale, con paesaggi incontaminati, un mare cristallino e luoghi di interesse culturale. Spesso, sulle spiagge, lungo coste molto frastagliate e ricche di insenature, ci sono luoghi dove l'acqua calda delle sorgenti termominerali sgorga a pochi metri dalla battigia e si mescola all'acqua marina. È nota anche come l'isola verde per la presenza di numerosi pini, di una ricchissima vegetazione, di macchia mediterranea e di vigneti, molto suggestivi, disposti su terrazzamenti. Il comune di Forio, con i suoi 12.000 abitanti, è il più esteso, ed il secondo, per numero di abitanti tra i comuni dell'isola. Ricco di bellezze paesaggistiche e ambientali, tra cui la Colombaia e i giardini La Mortella, Forio ha un delizioso centro storico sovrastato dalla chiesa di San Gaetano e dalla chiesa del Soccorso che custodisce un crocifisso ligneo del 300, oltre che dal torrione, antica torre d'avvistamento. Forio, per la sua particolare posizione, le bellezze architettoniche e per le ricchissime risorse termali, ha accolto molti famosi intellettuali provenienti da ogni parte del mondo. Lungo il corso, reso isola pedonale, il passeggio pomeridiano si svolge in modo ordinato riparati dalle ombre degli alberi e degli edifici, alla ricerca di qualche buono acquisto, con un brusio di fondo, mescolanza di tante lingue. Ogni tanto si aprono freschi vicoli, stretti e ombrosi. Thank you.
Il porto di Forio è un riparo naturale per le imbarcazioni di ogni tipo, dal diporto alle imbarcazioni dei pescatori, in particolare da pochi anni, scalo di aliscafi provenienti da Napoli. Il parco termale Negombo è uno dei parchi termali più famosi dell'isola di Ischia. Immerso in una vegetazione rigogliosa e circondato dai monti, si affaccia sulla baia di San Montano, uno dei bacini più ricchi di pozzi termali. Nel 1946 arrivò ad Ischia il duca Luigi Silvestro Camerini, alla ricerca di un luogo dove realizzare un parco per la sua grande passione per la botanica. La bellezza del posto e l'analogia con la baia di Silon lo portarono a scegliere la baia di San Montano, che il duca acquistò verso il 1947. La chiamò Negombo e fece arrivare dalla terraferma numerosi esemplari di piante rare. Si racconta che le prime cicas presenti sull'isola furono proprio quelle del Negombo. A Negombo ci sono oltre 10 vasche termali, percorsi cnape saune, distribuite in un rigoglioso giardino, anche lungo i versanti dei monti che cingono la baia, con temperature variabili dai 32 ai 38 gradi, tutto il meglio per un sano e rigenerante relax. Ischia è di natura vulcanica, definita la capitale del termalismo europeo, data l'alta concentrazione di bacini termali e la grande varietà di acque, con almeno un centinaio di stabilimenti termali. L'hotel Terme Providence, albergo a Ischia Forio, è una dimora di benessere e relax, affacciata sul mare nella splendida baia di Citara e circondata dai profumi e dai colori della natura mediterranea. Durante il soggiorno, gli ospiti possono godere delle proprietà salutari delle acque termali e delle benefiche sensazioni del giardino dei sensi. Come la maggior parte delle strutture alberghiere dell'isola, l'hotel dispone di piscine termali, una esterna con acqua termale sorgiva che raggiunge una temperatura di circa 40 gradi, circondata dall'ampio giardino mediterraneo, con lettini e ombrelloni, ed una interna, con idromassaggio e con acqua termale filtrata a 37 gradi con grande vetrata, oltre una terza piscina con acqua dolce.